anche un insegnante a volte vuole rilassarsi, fin tanto che gli studenti non se ne accorgono. È ora degli esami! Mentre studiano, gli studenti dimenticano come riposare e le occhiaie sotto i loro occhi iniziano a sembrare buchi neri. È quasi mattina, ma non ho nemmeno dormito. Come posso presentarmi in questo stato? Una speciale maschera per dormire ti aiuterà. Metti la maschera e vai a letto. Avrai bisogno di un pezzo di plastica spessa e del modello di carta di una maschera. Piega la plastica a metà e traccia il motivo su di essa. Ritagliala. Dovresti ottenere due pezzi come questi. Prendi una piastra per capelli e sigilla i bordi della maschera. Inserisci dei cristalli di gel secco. Riempi la maschera con acqua. Sigillala con la piastra e lasciala riposare durante la notte. Durante questo periodo l'idrogel si impregnerà e riempirà completamente lo spazio. Decora la maschera con nastri di strass. Fai anche degli occhi lucenti. Fissa i nastri di raso ai bordi della maschera. Conserva la maschera in frigorifero in modo che possa avere un effetto rinfrescante lenitivo sulla pelle. La maschera in gel nasconde gli effetti di una notte insonne, tonifica la pelle ed elimina le occhiaie. Bene, va meglio! Il college unisce le persone e si fanno amicizie che dureranno per sempre. In questo momento il destino ha riunito una reginetta dei party e la signorina Nerdy. La reginetta è stata fuori tutta la notte e non vede l'ora di parlarne. Ma la ragazza nerd è impegnata e chiede alla sua amica di lasciarla studiare in pace. Tutta questa mancanza di rispetto fa addormentare la regina delle feste sul banco. Ma dormire sul braccio è una cattiva idea. Per fortuna, la ragazza nerd ha un cuscino speciale per dormire. Hai bisogno di alcuni pezzi di feltro. Taglia due cerchi identici dal feltro marrone. Incollali a caldo insieme. Lascia un piccolo foro per il riempimento. Riempi il cuscino con imbottitura sintetica. Chiudi il cuscino con la colla a caldo. Taglia una figura con i bordi frastagliati da un pezzo di feltro color pesca. Taglia un pezzo più piccolo di feltro bianco. Termina la composizione con una fragola con foglie verdi. Incolla a caldo le decorazioni sul cuscino. Disegna i semi neri sulla fragola con un pennarello. Fissa una fascia elastica sul retro. Questo delizioso cuscino è davvero ciò di cui sono fatti i sogni d'oro! La regina mette il cuscino sul braccio. Oh sì! La morbidezza del feltro la porta immediatamente nel mondo dei sogni. Ma il virus del sonno è potente! Tempismo perfetto per provare un'idea divertente. Prendi un pennello e la pittura bianca. Dipingi la palpebra superiore. Ora prendi la pittura più scura e disegna le pupille. Attenta, potrebbe svegliarsi da un momento all'altro. Disegna con attenzione una fila di ciglia. Disegna i riflessi delle pupille con la pittura bianca. Beh, se non stesse russando, nessuno si accorgerebbe di nulla. Metti gli occhiali sul naso. Il travestimento della studentessa addormentata è stato un successo. Questo momento iconico merita un selfie commemorativo. Ups! Dopo un movimento imbarazzante si sveglia. Mi sono addormentata! Questo è assolutamente impossibile! Mostrale le foto. Oh no! Sono così imbarazzata! Non mi laureerò mai con il massimo dei voti adesso! Dai, il trucco ha funzionato! Nessuno se n'è accorto! Le ragazze non si sono viste per tutto il fine settimana, il che significa che è ora degli abbracci. Ups, cosa sono questi fogli? Sì, la mia amica ha dimenticato di nuovo di acquistare un quaderno. Non preoccuparti, abbiamo un'idea. Hai bisogno di una graffetta e di un elastico. Impila i fogli. Prendi la graffetta e l'elastico. Tira l'elastico attraverso il foro. Attacca la graffetta. Fai passare la seconda estremità dell'elastico attraverso il buco successivo. Collega l'estremità dell'elastico con la graffetta. Questo è un quaderno fatto a mano! Puoi persino regolare il numero dei fogli.
ecco un life hack per i libri di testo. Tutto ciò che serve sono una graffetta e un elastico. Metti la graffetta su un elastico. Apri il libro sulla pagina giusta. Tira l'elastico in questo modo. Ottieni un segnalibro semplice ma facile da usare. Ora non devi passare ore a cercare il passaggio giusto nel tuo libro, perché il paragrafo in cui hai interrotto la lettura è contrassegnato dalla graffetta. La matematica è la regina delle scienze. Per ottenere un buon punteggio devi conoscere tutte le formule e i teoremi e tenere con te il compasso. È difficile fare un cerchio rotondo senza compasso, ma se hai delle graffette puoi riuscirci. Collega le graffette tra di loro. Fissa la posizione del centro del cerchio con un pennarello. Inserisci la penna nella seconda graffetta e muovila per fare un cerchio. Per non lasciare punti al centro del cerchio, usa una matita al posto del pennarello. Il raggio del cerchio dipende dal numero di graffette utilizzate. Non aspettarti un'alta precisione da un compasso del genere, ma sarà accettabile. Agli studenti piace usare gli evidenziatori. Puoi vedere subito dove sono le cose importanti e cosa non devi leggere. Un attimo, stai usando il tuo evidenziatore proprio sul libro? La bibliotecaria impazzirà quando vedrà il tuo libro di testo! Non ti preoccupare, ho tutto sotto controllo! E la pagina del libro è protetta da questa custodia di sicurezza. Per non contrassegnare le pagine, prendi un pezzo di plastica trasparente. Taglia un pezzo della giusta dimensione. Piegalo a metà. Copri la parte superiore e inferiore con nastro adesivo decorativo. Metti la plastica sulla pagina. Segna le linee con un pennarello. Il pennarello colora la copertina trasparente e il libro rimane privo di imperfezioni. Quando non hai più bisogno di questa pagina, puoi semplicemente cancellare i segni dell'evidenziatore con un dischetto di cotone. La capacità di prendere appunti correttamente è la chiave per un esame di successo. Hai bisogno di evidenziatori, di nastro adesivo e forbici. Taglia un pezzo di nastro adesivo e fissalo al corpo dell'evidenziatore. Scrivi la parola data sull'evidenziatore. Etichetta altri due evidenziatori con le parole nome e periodo. Annota tutto ciò di cui hai bisogno nelle tue note. Sottolinea i nomi e le date importanti con gli evidenziatori. Se sai cosa significa un determinato colore, sarà più facile per te capire le tue note e trovare qualunque informazione ti serva. Ragazze, ecco la vostra nuova insegnante di geografia! Wow! Sembra che non ci andrà piano con noi! Non ci è permesso scherzare o copiare! Cosa possiamo fare? Prendete appunti e imparate le capitali dei paesi! E la ricreazione! Ho già molta fame! Quale ricreazione? Non abbiamo ancora studiato tutti i segreti della Fossa delle Marianne! Va bene, devo fare qualcosa di subdolo! Avrai bisogno di una cannuccia lunga e di un tappo di bottiglia. Fai un buco nel tappo. Inserisci un'estremità della cannuccia. Avvita il tappo su una bottiglia di soda. Una scorta segreta di soda è pronta! Ecco che arriva la seconda parte della cospirazione. Prendi un quaderno a copertina rigida e un po' di colla Elmer. Rivesti l'estremità delle pagine con la colla, fissale con delle clip fermacarta finché non sono asciutte. Scegli i tuoi snack preferiti e scegli un posto per ognuno. Ripassa il contorno con una matita. Usa un righello e un taglierino per fare tagli lungo le linee. Estrai la carta tagliata. Metti biscotti e cioccolatini nelle cavità. Hai creato un nascondiglio perfetto per dei deliziosi segreti! Se non puoi andare in pausa, allora la pausa verrà da te! Non hai altra scelta che mangiare proprio durante le lezioni! E mentre cerchi di non far frusciare gli involucri dei dolci, la tua amica beve la soda con una cannuccia! Dopotutto, la conoscenza viene assorbita meglio a stomaco pieno! Queste amiche sono così diverse l'una dall'altra che anche la loro dieta è completamente differente.
La ragazza nerd preferisce un hamburger e la ragazza festaiola preferisce la frutta fresca. Così può continuare ad allenarsi per far festa una maratona. L'estate alle porte! Ma c'è una cosa che le unisce. Ad entrambe le ragazze piace guardare i video di cibo su YouTube. Ma tenere il telefono è scomodo, almeno fino a quando una ragazza non trova rapidamente una soluzione, un supporto realizzato con clip fermacarta. Prendi il telefono e due clip fermacarta, piegane una in questo modo. Posiziona le maniglie della seconda clip all'interno. Rimetti la prima clip in posizione. Sposta le maniglie in posizione sollevata. Metti il telefono sul supporto. Come abbiamo fatto a non pensarci prima? Le ragazze sono così impegnate a guardare il loro video che non si accorgono di una catastrofe che sta per accadere. Una di loro fa cadere accidentalmente un bicchiere dal tavolo. Che cosa hai fatto? I miei jeans sono bagnati e la mia lezione inizia tra mezz'ora. Non ti preoccupare, risolveremo tutto. Svuota il tavolo e iniziamo l'operazione di salvataggio. Hai bisogno di un asciugacapelli e di un paio di libri. Premi la gamba dei jeans tra alcuni libri. Asciuga i jeans con un asciugacapelli, dirigendo l'aria calda nella gamba. I jeans si asciugheranno in pochissimo tempo. La cosa fondamentale è assicurarsi che il phon non si surriscaldi. Bene, ecco fatto! Mettiti i jeans e corriamo in classe! Ti sono piaciuti i nostri life hack per studenti? Quale di questi potrebbe esserti utile a scuola? Faccelo sapere nei commenti! Metti like, iscriviti al nostro canale e condividi questo video con i tuoi amici. E non dimenticare di premere la campanella se non vuoi perderti tutte le cose più interessanti su Trum Trum!